Una pratica abbastanza bizzarra e anche nociva, in effetti accade da un po' di anni, per la verità, che una parte, un numero consistente di turisti, di bagnanti, anche di qualche bagnante locale, praticamente eroda le rocce della baia di Porto Selvaggio, che è una delle baie più belle d'Italia, come è noto. Per ricavare allo scopo di ricavare della crema per la cura del viso. Si tratta di una pratica che, oltre che danneggiare la natura, purtroppo crea anche l'effetto opposto alla pelle, poiché non solo questa roccia non ha alcuna proprietà terapeutica, ma addirittura, ecco, può invece creare, danneggiare la pelle e danneggiare il viso. Quindi noi abbiamo avviato un'attività di vigilanza che ha dato anche dei risultati, però ancora purtroppo c'è questa credenza e questa bizzarra credenza che crea qualche danno agli uomini e alla baia. È possibile mettere un cartello in cui praticamente si spiega Sì, cioè, purtroppo si sfuma questa leggenda, dando c'è. anche la possibilità magari a quei bagnanti che sanno, insomma, E che si sa che hanno un infatti, danno, proprio di poter intervenire. certamente, infatti penso che ci orienteremo proprio. Noi abbiamo sperato che questa tendenza svanisse da sé, e invece purtroppo così non è stato, anche se l'attività di vigilanza produce i frutti, per cui credo che penseremo proprio a dei cartelli.